Una giornata importante per il centro San Lorenzo di San Sepolcro, si inaugura un nuovo piano a servizio della comunità. Sì, è un evento importante che conferma tutta l'attività che la cooperativa San Lorenzo e il gruppo di volontariato che in pratica ha dato origine a questa cooperativa sostiene ormai da 30 anni. Nel 1986 è nato il gruppo di volontariato, nel 1995 è stata realizzata la casa di accoglienza diurna sempre qui a San Lorenzo, nel 99 la casa di riposo e ora grazie alla disponibilità dell'orfanotrofio femminile Schianteschi che ci ha consentito, ci ha dato l'autorizzazione a ristrutturare una parte dell'edificio, ecco, siamo a questa inaugurazione. In questi anni questo luogo è diventato anche un punto di riferimento per tutta la comunità, le famiglie qui vengono a trovare i parenti che sono ospitati. Certo, è una casa aperta. Gli ospiti difficilmente possono uscire per ragioni di salute, però la casa è aperta e la città ha avvertito questa esigenza di integrarsi con i propri anziani, le proprie persone in difficoltà e vengono singole persone, vengono le scuole, vengono classi addirittura per condividere momenti con gli anziani, animare un po' la loro situazione, istituzioni anche locali di volontariato, anche che non sono strettamente di matrice anche nostra, cattolica. Ecco, è un'opera proprio della città, è un segno bello anche di come una città sta accanto, attorno ai suoi anziani, alle persone che soffrono.